Ingroia, vuoi intervenire? Non c'è... Perché lui si dichiara sposato, eh? Cioè Rigau si dichiara sposato. Allora, queste sono le dichiarazioni sempre di Gentiloni, ok? Di fine gennaio. Ho poco da aggiungere a quanto è già stato detto correttamente in studio. Non è che esiste un genere, una forma di scioglimento con effetto successivo allo scioglimento e non di annullamento totale ab origine, ex, come dicono i giuristi, ex tunc, cioè da allora, dall'inizio. E una volta che viene dichiarato sciolto è come se venisse dichiarato nullo, non ha nessun effetto, primo. Seconda cosa, la trascrizione, oltre ad essere stata trascrizione, dico, al, siccome Rigau nella sua intervista parla che il Ministero della Giustizia spagnolo avrebbe ratificato questo matrimonio, in realtà lui semplicemente all'insaputa di Gina Lollobrigida, anche questa volta all'insaputa di Gina Lollobrigida, la quale non aveva più rapporti nel 2022, ha pensato, violando gli accordi che aveva stipulato con Gina Lollobrigida e forzando lo stesso atto, perché l'atto era matrimonio canonico, non suscettibile di effetti civili, l'ha presentato a un funzionario, diciamo, del registro civile di Barcellona, che non sapendo tutti in retroscena, non sapendo che il matrimonio era già stato sciolto e non sapendo che non c'era il consenso di Gina Lollobrigida, l'ha iscritto al registro civile di Barcellona. Ma è ovvio che quell'iscrizione non ha alcun valore e quindi non è sposato. Ma io vorrei aggiungere una cosa, siccome il signor Rigau, devo fare una precisazione una volta per tutte. Non è d'accordo con quello che dici. Vai, concludi e poi sentiamo l'ospite. Siccome il signor Rigau continua a dire come già ci fosse la condanna nei confronti di Piazzolla, che Piazzolla ha reagito, eccetera, mentre lui è stato assolto con formula piena, sarebbe bene che anche su questo venisse un po' ristabilita la verità. Vero è che Rigau è stato assolto con formula piena dal reato di truffa dal quale era stato denunciato da Gina Lollobrigida. Però, primo, la magistratura italiana non si è mai pronunciata per difetto di giurisdizione, ritenendo di non poter mettere il naso nel matrimonio canonico e la regolarità della procura per il famoso matrimonio canonico fatto in Spagna. Quindi quella sentenza non dice che quel matrimonio era regolare. L'unica decisione è quella della Sacra Rota, che dice che è nullo. Secondo, lui è stato assolto, Rigau, soltanto perché il raggiro, lo dico e lo ripeto, il raggiro che lui ha messo in atto in danno di Gina Lollobrigida è stato ritenuto non penalmente rilevante come truffa, perché secondo il giudice italiano non c'era prova che lui l'avesse fatto per finalità economiche, proprio perché essendo matrimonio canonico. Ma Ingroia, la truffa si basa, l'accusa di truffa, l'accusa di truffa si basa su finalità economiche. Nel momento in cui cade la finalità economica non c'è più la truffa. Però siccome lui dice che gli è stata data ragione su tutta la linea, non è così, è leggo un pezzo della sentenza. Quello che qui si rileva è che la circostanza che la provata condotta artificiosa dell'imputato, si parla di Rigau, mantenuta realmente con la consegna di un atto falso e verbalmente convincendo il notaio e ancor prima la parte civile, cioè Gina Lollobrigida, dell'essenza contraria al vero dei contenuti dell'atto da ratificare, ha ingenerato un inganno in danno di Gina Lollobrigida, la quale ha sottoscritto la ratifica numero eccetera del 2012 sulla base di un falso presupposto che ne ha viziato la libera. Ma gli avvocati qua, ragazzi, mi sono persa. Quindi, sulla base di una sentenza definitiva, che l'unica persona che ha reggerato Gina Lollobrigida ha un nome e si chiama Rigau. Ma questo no, perché è stato assolto. In realtà io metterei la sigla. Posso dire una cosa? Cioè, voglio dire, grazie al collega Ingroia che ha letto in modo chiaro la sentenza.
Dico, è vero che lui è stato assolto dal reato, ma il giudice accerta tutta una serie di comportamenti a cui non dà rilevanza penale ai fini della condanna, ma che lui, voglio dire, voglia dipingersi d'angelo, con vesti angeliche, questo no, perché lo allora, dice una sentenza passata in giudicato. Qua c'ho la curva sud da sta parte. Allora, Damiata, poi Pareti, buongiorno Irma Conti, grazie buongiorno. Di essere qui. Grazie a voi. Allora, intanto il fatto che lui è andato da un funzionario, come diceva l'avvocato Ingroia, dicendo io voglio registrare il matrimonio, il funzionario non sapeva che il funzionario non aveva rivelato che il funzionario ha deciso che andava bene così, cioè mi sembra tutto un po', come dire, fumoso, perché voglio dire, allora io vado lì 2022. In Spagna e dico guarda, io sono sposato con non so chi e quello mi crede e mi firma. Detto questo, cioè, poi si possono fare banale, tutte come dire, le idee, i movimenti, tutto si può dire e si può fare. Sì. Però poi, alla fine, questa è la verità. Cioè Gina, che ha sempre detto che questo matrimonio appunto non lo voleva, che c'era stato il raggiro, è stata la prima a in qualche modo non tener fede a quella lettera, a quell'atto di riservatezza. Per questo poi nel 2022 è stato registrato il matrimonio, perché lei è stata la prima a non far fede a quell'atto di riservatezza, allora, che diceva che nessuno dei due doveva parlare. Tutta questa c'entra? Vicenda ha un senso, adesso sentiamo le altre dichiarazioni di Gentiloni, ha un senso perché davanti a un processo di circonvenzione incapace, davanti a un'eredità che in questo momento è già stata assegnata a metà delle parti, a Piazzolla e al figlio Mirko, davanti a un possibile ancora matrimonio valido, come afferma lo stesso Rigau, a questo punto con un'eventuale condanna a Piazzolla l'eredità sparirebbe a questo punto, potrebbero allora Mirko potrebbe dire allora lui non ha più valore per l'eredità perché l'ha circonvenuta, certo. E invece Rigau, che è ancora sposato, l'eredità la potrebbe avere perché per effetto notarile, adesso sentiamo il notaio Gianluca Abate che questa cosa ce la spiega bene, perché chi è sposato ha diritto, se il coniuge non c'è più, ha diritto a una parte dell'eredità. No, allora, io quello che devo dire di questa storia è che sono affascinata dalla trama. Cioè, no, voglio dire, perché per me non ce n'è uno, scusate, Antonella. E sarò impopolare, ma ci metto dentro anche Gina, non ce n'è uno che mi convince fino in fondo. Allora, Rigao dice che dell'eredità non gliene frega niente, che lui è ricco di suo... che questa da viva gli diceva praticamente vai via che proprio non ti voglio neanche sentire nominare, gli dicono, gli annullano il matrimonio che non è mai esistito, lui insiste a volere sostenere che il marito però non vuole i soldi, per cui viene assolto addirittura. Quindi già questo personaggio mi sembra semplicemente in un delirio di volontà di apparire a tutti i costi, anche in una situazione come questa, dove lui peraltro non c'entra niente, perché c'è il processo dell'altro, fai processare l'altro, visto che è l'argomento del processo. Piazzolla, certo, Piazzolla, l'intervista di stamattina del Corriere, insomma, è un ragazzo molto giovane che stava con una donna molto anziana, diciamo, gli ma dedicava non stava, ma non stava, no, stava con lei, cioè, dedicava tutto il tempo a una donna anziana che lo adorava, il suo manager, tutto scusami fare. Manager non si capisce, no, perché le parole hanno no, un valore, stava, intendo dire, stava tutto il tempo facendo il factotum a 360 gradi, appunto, che non c'era neanche più il personale di servizio, con una donna molto più grande di lui, a cui comunque ha dedicato 7, 10, quanti anni, senza stipendio. Che assurdo. Senza stipendio, esatto. Cioè per quale motivo questo ragazzo avrebbe dovuto stare lì, non si capisce. Bravissimo. Questa donna che ama così tanto questo Piazzolla al punto tale di lasciare il 50% dell'eredità, vuole non pensa, bene. Però, gli vuole bene, gli vuole talmente bene che però non gli salva la dignità assumendolo nel momento in cui lui lavora per lei H24. Perché in realtà se dovevi salvare la dignità di Piazzolla, il modo migliore era dare a Piazzolla un ruolo definito che era anche retribuito. Così nel momento in cui, tra l'altro... Che è la stessa cosa che dice Mirko però, eh. Cioè alla fine la famiglia, i familiari stretti di Gina Lollobrigida e lo stesso Rigau dicono perché...
lui in realtà non veniva vincolato da un contratto perché professionale, lei, regolato da un contratto professionale, e secondo noi invece Piazzolla l'ha circonvenuta. Questo scusate, è un atto di estremo egoismo. Posso dire solo una battuta? Posso dire una battuta? Aspettate un attimo, non vi parlate sopra. Allora, fatemi parlare prima Irma Conti e poi la Parsi. Ovviamente ci ricordiamo, intanto Gina Lollobrigida non è qua, non si può difendere. Prima di tutto. Secondo, un processo per circonvenzione incapace verso una persona anziana, una cosa molto delicata che vorrei ritornare, almeno in questo studio, a trattare con grande dovizia nei dettagli di particolari, ma soprattutto grande responsabilità per le parti offese. E poi non ci dimentichiamo che il processo in corso c'è ancora, la sentenza arriverà fra poco, per cui attenzione ad essere garantisti in una parte o nell'altra. È però un dato di fatto, cioè voglio dire, lei essendo secondo me... Un dato me, di fatto per chi? È un dato di fatto che lei comunque regalava delle cose a questo ragazzo, ma non gli dava la dignità di persona che comunque contribuiva e lavorava per lei. Allora, Irma Conti. Grazie. Le posso far sentire gentilmente prima cosa ha detto, così utile. Lei interviene su quello e poi sentiamo anche Gianluca Abate che è già collegato, buongiorno. Prego. Le volevo chiedere, qual è la vostra risposta rispetto a questa diciamo, ipotesi che la firma messa su quella procura sia e sul, per cui la registrazione del matrimonio in Spagna sia una firma falsa? Inutile continuare a discutere di una vicenda che è già stata sottoposta al vaglio dei tribunali della Repubblica e si è conclusa con l'assoluzione dell'imputato perché tutte le firme sono assolutamente valide. Non vedo come si possa ancora discutere di questa cosa. È stato imputato a Gian Rigao per lunghi anni per queste firme e la magistratura si è espressa. Ora poi ognuno, e tanto più un imputato in un altro processo, può dire quello che vuole naturalmente, per carità, ma continuare a discutere di una cosa già definita con sentenza irrevocabile mi sembra inutile. Lei capisce benissimo che non sono io che la smentisco, è la sentenza definitiva emessa da un tribunale della Repubblica. Non credo che possa aggiungere io qualcosa. Va benissimo, la sua risposta è molto chiara. Vabbè, chiaramente io sono lì che cerco di ottenere qualcosa. Delle informazioni. Poi, a volte mi rispondono pure male, ma pazienza. Allora, Conti. Nulla, mi riprendo e riallaccio a quello che stavi dicendo tu. E il reato di circonvenzione intanto è qualcosa riconducibile molte volte a qualcuno che non c'è più, oggi addirittura una delle più grandi attrici italiane. Quindi bisogna accostarsi a questi temi con molta prudenza, perché ci sono affetti, storie. Certo. E oggi più che mai la complessità che sta emergendo da questo dibattito e che leggiamo anche quotidianamente sui giornali ci impone di attendere il giudizio del tribunale, che è imminente, ma proprio riconducendo tutto ai contesti, perché sono molto peculiari i rapporti nell'ambito. Sembra la circonvenzione di incapaci, non di incapace. Qui detto fra noi, se analizzassimo la capacità di tutti questi signori, la circonvenzione di incapace sarebbe la circonvenzione di incapaci. Ma perché dato dalla peculiarità dei rapporti, cioè sono tutti rapporti dinamiche. Ma certo, vanno in ambito familiare. Bravo. O comunque immediatamente intorno a quello familiare, quindi sono ricostruzioni molto complesse. Esattamente. Vite intere molte volte. Ok, adesso però la domanda è questa, che è sempre la stessa da quando ho iniziato questa trasmissione quest'anno. Ma è sposato o non è sposato? Perché secondo la Sgro, annullato, Sacra Rota, annullato, non c'è nulla. Secondo Rigao, invece, la registrazione fatta a Barcellona pochi mesi prima, giusto che morisse 2022, sì. Gina Lollobrigida, è valida. Ora sentiamo un notaio, Gianluca Abate, buongiorno. Ben arrivato. Qualora per la legge spagnola, va bene, Rigao risultasse sposato con Gina Lollobrigida, Rigao potrebbe avvalersi della richiesta di una possibile eredità, anche se lui ha dichiarato che se lui fosse destinatario di un'eredità la darebbe alla famiglia. E si potrebbe sconvolgere tutta l'asse ereditaria davanti a una condanna di Piazzolla in terzo grado di giudizio?
In realtà Eleonora, il matrimonio celebrato all'estero, per essere riconosciuto quindi giuridicamente in Italia, deve essere trascritto in modo regolare presso i registri di stato civile, cioè, del comune competente in Italia. La sento male, mi sente? Sarebbe un ritorno. Ecco, leviamo quelli. Forse me proviamo? No, no. Sì, proprio. Eleonora, mi senti meglio? Meglio. Sì. Allora, dicevo, il matrimonio celebrato all'estero, e per essere riconosciuto in Italia è necessario in maniera tassativa che sia trascritto in modo regolare nei registri di stato civile del comune italiano competente. E questo quindi, non è avvenuto? Quindi, scusami? Non è avvenuto questo? Che io sappia, io adesso valuto come semplice, diciamo, osservatore, come non ho seguito ovviamente dal punto di vista giuridico personalmente la vicenda, ma se manca questa, diciamo, trascrizione, manca una condizione sine qua non affinché il matrimonio celebrato all'estero sia valido in Italia. È anche vero però che con un matrimonio celebrato all'estero è valido e produce i suoi effetti in Italia se trascritto, a patto che siano state rispettate le forme previste dallo Stato in cui questo matrimonio è stato contratto, e quindi è necessario che sussistano tutte le condizioni e la capacità giuridica per contrarre matrimonio secondo le norme dello Stato straniero. Quindi in primis è necessario a monte rispettare questa condizione. La seconda condizione per l'efficacia giuridica in Italia è la trascrizione nei registri di stato civile italiano. Ove si verifichi questa condizione, il marito assume lo status, allora, di erede legittimario, capire, e vanta i diritti sulle lei vita. Parla in notarese. Parliamo di... Allora, mi faccia capire, allora, un attimo. Allora, sì. Essendo collegato, lo dicevo, se viene trascritto no, è valido. No, l'ho capito. Dottor Abbate, però le chiedo, per trascriverlo in Italia, cioè lui lo trascrive a Barcellona, poi non lo trascrive in Italia, ma perché? Per trascriverlo in Italia serviva la firma di Gina Lollobrigida? In realtà bisogna vedere se sono state rispettate le forme, diciamo, del diritto civile spagnolo, perché in Spagna è consentito il matrimonio per procura, purché questa procura sia stata autenticata da un notaio spagnolo, e quindi c'è tutta una procedura particolare presso il diritto spagnolo, il libro di famiglia. È tutto così complicato, sta facendo. E lo so, purtroppo. Ma non c'è una cosa semplice. Purtroppo è difficile il diritto italiano, figuriamoci come diventa complesso quando ci andiamo a impelagare anche con il diritto di uno Stato straniero. Le ho fatto una domanda, dottor Abbate, proprio per capire. Se non viene registrato in Italia, perché forse poi anche lì serve comunque la firma del coniuge, ma qualora fosse stato tutto a posto a Barcellona, dopodiché si arriva in Italia e si registra in Italia, cosa che non è stata fatta, giusto? Sì. L'eredità, l'asse ereditaria viene stabilita in Italia perché Gina è residente in Italia. Certo. Nel momento in cui l'asse ereditaria viene stabilita in Italia, il signor Rigau può richiedere l'eredità dato che si è sposato in Spagna? Questo... Allora, lui può chiedere l'eredità se il matrimonio viene riconosciuto in Italia. Se il matrimonio è riconosciuto in Italia, lui vanta i diritti sull'eredità e in questo caso gli spetterebbe un terzo dell'asse ereditario. Siccome poi a Rigau dell'eredità non gliene frega niente, scusate, appunto, lo dico perché l'ha proprio detto, dichiarato, non gliene importa nulla, l'ha dichiarato questo all'italiano, però per noi è in realtà una questione, intanto una curiosità, ma anche una questione legata al processo. Certo. No, è legata al processo, perché se lui, Piazzola viene condannato, se lui poi risulta comunque sposato, poi l'eredità comunque gli dovrebbe andare di fatto lo stesso, ma non essendo sposato in Italia, ma solo a Barcellona, comunque nell'asse ereditaria Rigau non entrerà mai. Questo è in realtà, Eleonora, ove lui fosse riconosciuto coniuge agli effetti del diritto italiano, dovrebbe impugnare il testamento pubblico della signora Lollobrigida e chiedere la quota di legittima spettanza. Perché in quel momento lui non è stato menzionato lui nel testamento, che Gina ha lasciato, non considerandolo ovviamente marito,
parlandosi e consultandosi col suo notaio, ha ritenuto di dover lasciare la quota legittima a Piazzolla, è quella per cui era obbligata per legge, al figlio. Se lui è marito e verrà riconosciuto dalla legge in qualità di marito, non può far altro che impugnare il testamento per lesione di legittima, per avere riconosciuta la sua quota. Cioè, questa è una storia giudiziaria di cui si potranno scrivere enciclopedie, no, penso. Guardate, una cosa, in groia c'è, cioè, aspetti... o è caduto, in groia? Ci sei ancora? Sì. No, sei, sei sei presente, no, perché io... Siamo nel santo diritto, però. Intanto mi sembra di stare dentro un labirinto. Allora, riscoltiamo un attimo le parole di Javier Rigau. Ok. Sì. A questo don avvocato le dico che tutto quello che ha detto è una grandissima bugia. Perché? Il matrimonio non è stato annullato. Io no deposito... Mi lascia rispondere? Io ho depositato nel 2003, la scrittura privata era per il matrimonio del 2006-2007, dopo si è fatto una scrittura davanti notario per il matrimonio del 2010, ma scrittura privata del 2006-2007 niente a vedere con il matrimonio nostro del 2010, dove autorizza matrimonio canonico e anche matrimonio civile, d'accordo? Questa donna, questo avvocato Lupoi, che io non la conosco, dice che io ho depositato l'iscrizione nel 2013, effettivamente, due settimane dopo che Gina mi denunciasse. E l'accordo tra noi nel 2012 era che il matrimonio nostro doveva rimanere segreto e che nessuno delle due poteva farlo pubblico. E nel momento che fosse pubblico, si poteva iscrivere. L'avvocato di Gina a Madrid, Teresa Huelles, dopo che lei ha fatto pubblico il matrimonio, non io, mi ha detto, Javier, va e iscrivelo. E è stato lì, nessuno lo ha ritirato. Piazzolla ha fatto denunciare quella richiesta di iscrizione e non si è iscritto fino a che tutto è stato chiaro. E si è iscritto per il Ministero di Giustizia nel 2012. E un'altra cosa. Ho sentito che questa donna dice che Gina, avvocato, ha detto che non si sposava con me. Avvocato. Per favore, no, per favore, avvocato. Lupoi, avvocato Lupoi, che ha mentito di una maniera ignobile in tante cose che mi ha detto. E si continua mentendo, li farei causa. Perché tutto è stata una bugia dopo l'altra che io posso dimostrare. Dice questa avvocato Lupoi che Gina ha cancellato il matrimonio. Cerca gli articoli a 5-6 colonne del Corriere della Sera. Gina Lollobrigida o la Lollo piantata all'altare per il baby fidanzato. È stato io che ho cancellato il matrimonio del 2007 per la pressione della stampa. Certo. Quindi... Allora, Ingroia e la Damiata. Prima Ingroia che vuole rispondere. Che dobbiamo commentare. E diciamo che tra l'altro... Rigao, contrariamente a quello che lui dice, lui stesso sapeva che era così poco credibile quella famosa procura che fece il falso di cui si parla nella sentenza del processo in cui è stato assolto, della ratifica della querela della procura. Cioè lui sottopose a Gina Lollobrigida, raggirandola, una ratifica di quella procura, facendole credere che quella che stava firmando Gina Lollobrigida era la ratifica di una querela che lei aveva fatto in Spagna. Gina Lollobrigida in buona fede firmò e si scoprì che quella invece era la ratifica che lui intendeva produrre in Spagna per confermare il famoso matrimonio oggetto di contestazione con falsa procura. Ed è di questo falso di cui parla la sentenza, che lo ha assolto, perché dice la stessa cosa che poi dice oggi Rigao. Rigao non sembra avere interessi patrimoniali da ricevere dal matrimonio e quindi lo assolvo dal reato di truffa perché non c'è una finalità patrimoniale. Tutto il resto è pieno di atti falsi, di raggiri. La povera Gina Lollobrigida venne raggirata, come detto in sentenza definitiva. Questa è una sentenza definitiva e non è discutibile, come giustamente diceva l'avvocato Gentiloni, che però commenta solo il dispositivo e dimentica di rammentare alcuni passaggi importanti della motivazione. Gentiloni vuole se intervenire in diretta, noi siamo qui, insomma, a me fa sorridere e non a me fa sorridere, ma non per il fatto che, voglio dire, l'avvocato un po', come si dice a Roma, la butta in caciara, no? Quindi comunque fa Ingroia. Quasi sorridere l'avvocato Ingroia, ovviamente. Dire che Ingroia la butta in cacciara, no? Ha sorriso su questa cosa, ha detto che c'è da commentare, no? Però
detto, detto questo, ci sono... Questo modo di apostrofare professionisti che dicono le loro cose, ci sarebbe poco da commentare, ci sarebbe solo da querelare. Rigao, mi riferisco a Rigao. Sì, 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 beh, me lo auguro. La ringrazio per avermi salvato dalla... Per il momento. Solo per il momento, ok. Grazie, grazie dalla mille, querela. Avvocato. Comunque, a prescindere da questo, sì, è vero che il matrimonio, quello del 2007, fu Rigao a non volerlo, perché era uscito appunto lo scandalo, e lui per salvare sia diciamo l'onore di Gina, perché la differenza di età era importante tra loro due, ma anche perché la sua famiglia spagnola in qualche modo era rimasta, come dire, molto colpita da questa unione, decise di non farlo. Poi fu Gina che alla fine disse: ma perché io non devo sposarmi con quest'uomo? Lo ha fatto anche Sofia Loren. Sì. Lo voglio fare anch'io per procura. Poi procura. L'ultima cosa, fammi dire, e poi chiudo, veramente chiudo. A me fa comunque sorridere come certe volte Gina è la persona più intelligente del mondo, quella che guardava tutto, quella che a 94 anni non gli sfuggiva niente, faceva sempre quello che gli pareva. Però poi altre volte, quando serve, era la persona che, oh mio Dio, ho firmato una cosina, chissà che è, chissà che non è. E qui parliamo di anche una persona più giovane. Quindi io voglio dire, no, mi sembra che ci sono due pesi e due misure. Abbiamo capito, spero. Due pesi, due misure, intanto c'è un processo in corso per cui due pesi, due misure esistono, non ci sono, vediamo chi quale piatto passerà della bilancia, esatto. Quale piatto della bilancia salirà e scenderà. Bagli, ti sei persa in questo meandro. Io vorrei solamente dire che comunque, come giustamente sottolineava l'avvocato Conti, c'è una vittima, che il reato di circonvenzione di incapace esiste proprio perché... si va a fare leva su delle debolezze, quindi ecco, non la condannerei Gina. Allora, il resto mi sembra un po' una sorta di personaggio in cerca d'autore. Io non so se adesso ci sia tempo, prima poi volevo sentire la Parsi e Don Gaetano, ma queste firme che abbiamo, sennò poi lo rifaremo un altro giorno. Sì. Queste firme, me le mettete in grafica? Tre firme, eccole qua. Avvocato Sgro, che sono queste firme? Come sono state... periziate, che succede? Abbiamo una serie Gina, di grafiche così. Gina non si firmava Gina Lollobrigida negli atti mai ufficiali, era Gina Luigia Lollobrigida. Questo è un dato in cui negli atti ufficiali compare. Lei ha sostenuto che questa firma non fosse assolutamente la sua. È stata periziata ripetutamente la sua firma. Diciamo che è stato oggetto di grande discussione rispetto a questo. Dubbio, indubitabile, cioè questa è la vera, indubitabile è la vera firma, e l'altra è una firma che può creare dei dubbi per una perizia calligrafica, giusto? Sì, sì, sì. Questa qua, quella che avevate mandato prima. Sì. Beh, anche qui c'è stato tanto. Diciamo che non c'è niente della vicenda di Gina Lollobrigida che non sia stato oggetto di controversia. Gina ha disconosciuto tutto ciò che Rigao ha messo all'evidenza per fare forte le sue posizioni. Quindi riguarda il matrimonio, riguarda la procura, riguarda qualsiasi cosa. Gina sosteneva che non aveva firmato niente. Io non sento, mi sentite dallo studio? Non c'è più. Ingroia, la Damiata la sente, forte e chiaro. Benissimo. Prego, Sgro. Io non so. Sì, no, stavo dicendo che Gina l'ha disconosciuta sta firma, sostenendo che non fosse la sua. È stata periziata. Gina si firmava non Gina Lollobrigida, ma negli atti ufficiali Gina Luigia Lollobrigida, che era questo il suo nome a riguardo. Sì. C'è ancora terzi? È proprio così. Okay. Però andremo a capire meglio queste firme, perché pure qua c'è veramente un mondo da raccontare, anche su quel famoso contratto prematrimoniale, insomma. Sì. Adesso andremo in questi giorni, con la pazienza, no, dei nostri giornalisti, redattori, cercheremo di capirci di più. Allora, tutta questa vicenda pone in essere una serie di domande su rapporti familiari, le relazioni, l'incapacità a volte all'interno, tra le pareti domestiche, all'interno della propria famiglia, proprio di dialogare, di parlare, no? Assolutamente sì. E magari, se mi permetti un'ultima, è una storia di grande solitudine se si conclude così.
nel senso che io non vedo, vedo tutti questi partecipanti, non a caso un maschile dopo l'altro, intorno a questa donna che è un'imperatrice, che ha creato, che tutta la fortuna di cui parliamo l'ha fatta lei, col suo talento, con la sua ingegnosità, con la sua spontaneità, con la sua ingenuità. Era anche un'artista, quindi artista. Anche quello, e non da poco. Quindi il risultato finale è che stiamo facendo, stiamo stracciando, stiamo massacrando l'immagine di qualcuno che invece, al di là di tutto, comunque ha attraversato la vita, ce l'ha fatta fino a 94 anni, capendo molto, capendo di più, capendo ingenuamente di meno, e comunque rappresenta un modo di essere al femminile che tutti questi, scusate, magnifici incapaci che circondano la questione dimostrano a maggior ragione quanto sono incapaci loro di apprezzare tanto e quanto sperano di portar via per risarcirsi dell'invidia che hanno. Don Gaetano, nell'attesa, diciamo, della... intanto ringrazio l'avvocato Ingroia, grazie per essere intervenuto. Nell'attesa di questa sentenza il 5 ottobre, oggi noi abbiamo parlato di matrimonio, ok? Dell'istituto, dell'istituzione del matrimonio, no? Il matrimonio arriva da un senso di amore, di grande condivisione e soprattutto dal consenso. Certo. E che da quello che raccontava Gina nell'ultimo periodo non mi pareva proprio esistesse il consenso. Certo, il consenso. E Leonora, la cosa è veramente delicata, è chiaro insomma che c'è un amore, che però il matrimonio ci dice anche, quindi anche da un punto di vista canonico, come la forma ad un certo punto sia importante tanto quanto il contenuto. Lo abbiamo visto ad esempio per il rapporto non dignitoso del factotum di Gina Lollobrigida con lei. C'era dell'affetto, ma non era regolato. E quello adesso dà dei problemi, e dà dei problemi anche prima, durante il vissuto. Quindi da un punto di vista, diciamo così, anche umano, anche moralmente, anche canonicamente, quindi anche laddove l'amore viene consacrato in qualche modo, c'è un riconoscimento esteriore che dice la qualità del rapporto che viene appunto regolato anche da una forma esteriore che diventa contenuto essa stessa. Okay, quindi ratificare questo amore con un segno, che è quello dell'anello, con un segno che è quello della firma, che è quello del consenso, come appunto stavi dicendo, questo mette contenuto nell'amore che viene dichiarato ed espresso in tutte quante le forme che conosciamo. Allora, a proposito di matrimoni, oggi il nostro Mario Campa lo sa bene, che